Allora, non succede spesso che faccia un video di spiegazione, chiarimenti subito dopo un video che ho appena messo su quell'argomento. E quando accade di solito è qualcosa di molto grave. Qui magari non è così grave e difatti non ero neanche sicuro di farlo. Però visto che di polemiche, diciamo, non ce n'è solo una, ma due relative all'ultimo video, ho pensato facciamolo. Un video brevissimo, senza commenti, una sorta di video per chiarire un po'. Gli argomenti quali sono? Uno è che dopo aver messo quel video in cui dicevo, facendo il quoting, quotando le parole dette dalla sorella, chi l'ha visto un paio di trasmissioni fa, sembrava che la sorella Mariella non avesse riconosciuto Antonella e mi sembrava una notizia rilevante. Poi però qualcuno, un commento, non vi sto adesso a dire il nome perché non mi interessa attirare l'attenzione in modo specifico, ma è interessante comunque quello che ci dice veramente agghiacciante riportare frasi virgolettate estrapolate da un discorso più ampio in cui la sorella dice il contrario di quello che riportate, il contrario. Si parla di accusa di quoting selettivo. Quoting selettivo è quello che viene descritto, cioè in un discorso ampio di una persona. Tu prendi una singola frase breve che, presa avulsa dal contesto, ha un significato magari anche terribile, che però falsa la percezione reale di quello che voleva dire alla persona. È una cosa scorretta e io non voglio farla e non avevo nessuna intenzione di farla. Tanto che, difatti, quando ho visto questo commento, una mia collaboratrice me l'ha segnalato, ho detto: Dio, ma che cos'è che diceva nel resto dell'intervista Mariella che smentiva quel quoting che io avevo fatto, che qua vi mostro? Queste parole sono precise, sono stato molto attento, ma ovviamente non l'ho mostrata tutta l'intervista. C'era qualcosa dopo che cancellava questa frase iniziale? Io ovviamente l'avevo sentita l'intervista integrale, ma non ci avevo fatto caso proprio che smentisse queste frasi iniziali. Mi ricordavo che parlava del fatto che è strano che abbia usato l'antigelo, una cosa così violenta, strano che non fossero riusciti a trovarla mentre era sul chivo con tutti che la cercavano, ma questi argomenti non mi sembrava che smentissero l'incipit iniziale del discorso. Comunque, se c'è anche il più piccolo dubbio che il discorso complessivo smentisce la frase iniziale, adesso, se la RAI me lo permette, vorrei mostrare questo frammento dell'intervista, anzi no, l'intervista totale, un frammento della trasmissione Chi l'ha visto di 3 settimane fa, mi pare. Così sentiamo il discorso complessivo, che magari può anche essere vero che sentendo un discorso complessivo, invece che sottolineare solo una parte, può essere un lavoro di interpretazione, del tipo non intendeva dire che non riconosce le immagini di Antonella nei filmati, ma piuttosto che la storia raccontata dai filmati è strana, non riesce a capacitarsi. Può essere anche quella. Adesso, sperando che si possa farla vedere e sentire, vi faccio sentire l'intervista integrale di Mariella, così non c'è più un estrapolare una singola frase. Da notare che ho tolto una sola parte dell'intervista, non per motivi subdoli, l'episodio del polletto che Antonella aveva regalato a Mariella, una piccola gallina, è carino come episodio, ma non c'entra nulla col pensiero di Mariella riguardo ai comportamenti di Antonella quel sabato, eccetera, per cui l'ho tolto. Il resto c'è tutto. Adesso sentiamola tutta. Tutta l'isola di Ischia ha cercato Antonella. Sì. Io sono ancora incredula. Ho tante perplessità come le indagini stanno presentando come è iniziata tutta questa vicenda, come se stessimo parlando. Infatti, forse solo per questo adesso ne riesco a parlare, perché è come se fossero due persone differenti. La mia Antonella, la nostra Antonella, fosse una persona completamente diversa dall'Antonella
che dei filmati, delle prove, delle testimonianze ci narra. Antonella così attenta, accorta agli altri, Antonella che anche a casa mia chiede: Mari, posso prendere un bicchiere d'acqua? Dico: Antonella, sei a casa della sorella, vai, prendi. E Anto che poi è così attenta, così delicata nei rapporti con gli altri, che poi fa qualcosa così forte contro se stessa e contro tutti quelli che le vogliono bene. E poi ci vuole la quotidianità ritta. Antonella non era una persona che si annoiava, penso, no, era un'affarata. Sì, perché ecco, ci si dava una mano per i nostri genitori, c'erano le ragazze, c'erano le piccole cose della quotidianità, cioè nessuna vita particolare, le piccole grandi cose di chi porta avanti la famiglia, porta avanti le proprie attività. Ci aiuta a ripercorrere dal suo punto di vista la giornata del 17 febbraio. Che succede quel giorno? Antonella fa la spesa con sua madre. Che cosa è successo quella mattina? Come stava? Secondo sua madre, che ci ha trascorso anche dei momenti in macchina, no? Certo. Ma oltre a quello ho sentito altre persone, una mia amica che l'ha incontrata, ha incontrato in un negozio, hanno scambiato delle chiacchiere lì nel negozio. Poi mi ha raccontato anche la signora del fruttivendolo. Parole, gesti della quotidianità. Niente che facesse sembrare strano il suo comportamento. Anzi, la solita attenzione verso le figlie, anche verso la madre, no? Piccoli gesti di premura quotidiana. E Sì. quindi. È un quindi che mi sto ripetendo da un mese. Mariella, lei ha visto le immagini di sua sorella che esce di casa quella Certo. mattina? Che ne pensa? Come valuta la sua andatura, il suo No. comportamento? Era l'andatura svelta di Antonella. No, il suo passo svelto. Infatti, quante volte dicevo: Ok, Antonella, ci dobbiamo fare una camminata, però per favore, rallenta. Io sono più vecchiarella, vai più lenta, no? Il suo passo svelto. Quindi che è successo però ad Antonella? Non Cioè lo lei che so. spiegazione si dà? Non mi do nessuna spiegazione, non mi do nessuna spiegazione, ma soprattutto non mi do una spiegazione su quei maledetti 11 giorni, soprattutto su quelli. Com'è stato possibile che un'unica persona in un piccolo borgo dove tutti sanno di tutti, dove si conoscono, ci sono rapporti di parentela, ognuno sa nell'orto
sotto, che cosa ha piantato l'altro, chi sta aggiustando casa, dove comunque si guardano anche, giustamente si guardano anche che altri non invadono, cosa che mi ha detto lo stesso Giovanni, no? Che sorvegliano l'orto e il pollaio dell'altro. Com'è stato possibile che una persona si sia addentrata in quella zona ed erano state precedentemente delle belle giornate? Ho visto la campagna coltivata, per cui vuol dire frequentata. Com'è stato possibile che nessuno che stava lì ha visto, l'ha vista passare, l'ha vista poi. E poi dopo tutto quel dispiegamento di forze, di mezzi, un'unica persona che nell'ipotesi in cui lei stesse lì volontariamente, come ha potuto evitare droni, cani, volontari, forze dell'ordine? Com'è stato possibile? Probabilmente non era lì. Come avrebbe potuto essere lì se così tante persone l'hanno cercata. Allora, o si era allontanata, ma poi com'era uscita da lì? Allora, questi sono 11 giorni che veramente ci gettano uno sconforto più totale, perché probabilmente in quegli 11 giorni Antonella poteva essere aiutata e poteva ritornare a casa, qualunque fosse stato l'inizio di questa storia. Lei non crede al gesto estremo. Faccio una fatica enorme, faccio una fatica enorme. Lei lo sa dove sta l'Antonella, Assolutamente no? sì. Sì. Lei ha visto che era proprio sulla strada, a 1 metro, 2 metri dalla strada. Ero quando sabato, domenica, prima del ritrovamento, ero andata lì con alcune persone del posto, tra cui poi ci ha guidato Giovanni. E in uno dei posti in cui ci siamo fermati prima di fare, perché poi ci ha portato a vedere sulla sinistra la porcilaia, poi siamo proseguiti fin sopra la strada, mi sono fermata proprio lì, esattamente lì. È cambiato il significato? Magari sì, può darsi, perché in effetti con tante parole si possono avere interpretazioni diverse. Quando ad esempio mi era sfuggito all'inizio il discorso che lei diceva com'è possibile che non l'abbiano trovata su Chivo e lei dice non poteva essere là. Mi sembra, perché adesso faccio memoria, metto il virgolettato per essere sicuri e voi avete visto anche il contesto complessivo questa volta e sentito. Per cui è interessante che Mariella non pensi che potesse essere, diciamo, rimasta a Succhivo tutti quei giorni, che è un'opinione molto ragionevole. Una cosa che mi incuriosisce comunque di questo commento sul veramente agghiacciante è che c'è un tono molto grave, come dire, accidenti, l'hai fatta grossa. Ma in che modo questa mia impressione sulla base delle parole di Mariella, che lei avesse non avesse riconosciuto Antonella, sarebbe molto grave? Cioè, chi è che viene danneggiato? Perché è vero che si può danneggiare qualcuno, magari con una frase magari sbagliata, ma chi sarebbe se danneggiato? Il buon nome di Antonella? Il buon nome di Mariella? Cioè, non mi sembra che, anche ipoteticamente, parlando in chiave ipotetica, Mariella non abbia riconosciuto la sorella nei filmati, questo comporti un'accusa o per Antonella o per Mariella.
L'unica cosa è che ovviamente sì, se non fosse Antonella quella su Chivo ci sarebbe un omicidio, più che Antonella che fa tutto da sola. E a questo punto ci sarebbe un assassino, ma non è che abbiamo detto il nome dell'assassino, non lo conosciamo. Quindi si tratterebbe di tutelare il buon nome di un assassino anonimo. Capisco che siamo nel periodo del politicamente corretto, ma questo mi sembra un po' esagerato. Non facciamo neanche un nome di assassino e comunque in astratto chi potrebbe aver ucciso Antonella magari è un po' una brutta persona e sarebbe bello che venisse scoperta dalla giustizia e condannata. Comunque, insomma, c'era quel dubbio che dopo aver letto il commento è venuto anche a me. Dico, ma cosa avrà detto nel resto dell'intervista? Perché l'avevo ascoltata, ma non mi sembrava. Anche dopo averla riascoltata non mi sembra così chiaro che dica il contrario proprio. C'è la parte in cui dice che riconosce l'andatura svelta e l'avevo messa nel video precedente, l'avevo specificato. È anche vero però che Mariella dice che riconosce l'Antonella che esce di casa. Questo sì, e l'ho anche specificato. Comunque questo così, diciamo a tutela della mia correttezza, io non faccio il quadro selettivo. Da notare che è sbagliato estrapolare una singola frase che è diversa dal contesto. È vero che è sbagliato, ma non è che ogni volta che quoti, mostri una singola frase è sempre una cosa maligna. A volte è un fatto di sintesi. C'è un'intervista molto lunga o un articolo di giornale molto lungo e tu dici tutte cose interessanti, ma sentiamo questa specifica frase che è interessante. È un modo per sintetizzare, se non va in collisione con il discorso complessivo. Questo per spiegare, quindi, e farvi sentire l'intervista completa, così ognuno si fa le proprie idee su cosa abbia detto esattamente Mariella o cosa intendesse dire. Veniamo adesso all'altra piccola polemica. È successo che dopo quel video, l'ultimo, su Antonella, che era il numero 3, questo è il 3 bis, bis nel senso di correzione numero 3, ho ricevuto alcune mail che mi dicevano ma perché mi hai cancellato i commenti. Ari dai, questa storia si sentiva anche ai tempi di Caramellina e io dicevo sempre non sono io che cancella i commenti. E l'ho spiegato anche a questa persona. Poi però ho notato che questo è successo anche a Nicola, è successo anche a Luca Turla, che anche lui da poco si occupa del caso di Antonella. E fra l'altro ho scritto anche qualche commento sotto il mio video precedente, o due video prima. Anche lui addirittura, come facevo vedere uno screenshot, ha fatto un avviso per i suoi follower del tipo scompaiono i commenti, vediamo di capire cos'è sta storia. Da notare che ne ho parlato anche con Nicola, e lui mi ha fatto anche un'ipotesi interessante che non avevo pensato. Cioè, io sapevo che ci sono quelli che io chiamo robotini. I robotini sarebbero appunto programmi automatizzati in grado di leggere i commenti e prendere decisioni semplici. Però non avevo pensato che il motivo per cui potrebbero eliminare un commento è perché c'è una parola brutta, magari una parola con la S, che vorrebbe dire farsi tanta bua a tutti da soli proprio. Sapevo in effetti che questa è una parola brutta brutta proprio, ma non pensavo che potesse far scomparire i commenti. Ovviamente un'altra ipotesi è che gli admin potrebbero togliere un commento se accusa qualcuno che quindi espone legalmente. Non lo so, io non sono arrivato neanche a vederli questi commenti scomparsi perché per mia abitudine faccio il video e poi torno a vedere i commenti solo dopo una o due settimane quando sto per fare il video successivo per rispondere ai commenti del video precedente. In questo caso c'era l'eccezione che la mia collaboratrice, vedendo quel commento così, ha detto «Urca, non sarà mica che hai fatto il terribile quota in selettivo» e quindi è venuto fuori il discorso appena fatto di verificare un po' questa ipotesi. Ma di per sé non li ho visti gli altri commenti, quindi non so neanche quali commenti sono scomparsi. Quello che ho capito da Nicola, da Luca, è che sembra che ne scompaiono di più mentre si tratta il caso di Antonella Di Massa. È una cosa un po' strana, volevo farvelo sapere, non sono io che li cancello, o sono gli admin di YouTube, se sono troppo accusatori nei confronti di qualcuno e magari c'è una sensibilità maggiore del solito in questo caso, oppure usate troppe volte le parole brutte. Fra l'altro, non so se ve l'avevo detto in modo esplicito, ma in effetti sì, volevo dirvelo, cercate di non usare quella parola brutta e cercate di non accusare nessuno. Questo ve l'ho detto di sicuro molte volte. Ma oltre al fatto giustissimo di non accusare nessuno, parliamo dei fatti, l'estranezza degli avvenimenti e non di fare il processo a qualcuno, ma c'è anche il discorso di non usare le parole brutte. Anche a vostra tutela, perché se voi usate la parola brutta con la S, poi magari vi tolgono il commento.
è anche quella un'ipotesi. Comunque, diciamo, in questo brevissimo video volevo anche ricordarvi che non sono io che cancello i commenti, sta accadendo in altri canali e sembra che accada più spesso nell'argomento di Antonella Di Massa. Magari perché si usa troppo quella parola con la S, o magari perché c'è troppa tendenza ad accusare, può darsi entrambe le cose, per cui nel dubbio non accusate persone e non usate la parola con la S. Se volete parlare di quello, ci sono dei giri di parole, come sappiamo, che permettono di raggiungere lo stesso risultato senza usare in modo specifico la parola vietata. Questo video era brevissimo, era solo di rettifica e precisazione per queste due polemiche, diciamo, relative all'ultimo video. E qui vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Alla prossima!